Bene, buongiorno a tutti, mi scuso subito per il ritardo quasi accademico, nel senso che siamo nel quarto d'ora, però gli aerei da Genova, chi con Luca condividiamo queste origini, e Genova è difficile arrivarci, difficile partire, difficile riuscire a organizzarci. Bene, allora un saluto a tutti, con molti di voi ci siamo visti alla Winter School di Arabba. Saluto il dottor Giuseppe Lopresti del Ministero, qui presente, col quale adesso ultimamente non abbiamo lavorato molto vicino, ma nel passato c'è stato un lavoro molto intenso proprio su alcune cose, non queste, ma su altre cose che riguardavano risorse idriche e altre cose del genere. Saluto Luca Marchesi, con il quale abbiamo condiviso proprio l'esperienza da Arabba, anzi mi ha mandato una fotografia nella quale ho mandato invidia e una faccina con grande rabbia, perché il sabato successivo sono riusciti ad avere spazio e tempo per... Saluto Rosanna Cintoli, che sostituisce, a quanto mi hanno detto a breve, Alberto Ricchiuti. Non ci lamentiamo di questa sostituzione, devo dire, mi sembra in genere specie e compagnia varia. Mario dovrebbe essere da qualche parte qui e là e credo di salutare tutti voi. Ho visto anche i colleghi dalla Sicilia, hanno continuato a rimbalzare per la penisola, vuol dire che nord, sud, est, ovest sono tutti presenti, anzi la presenza dimostra il grande interesse per... la presentazione di oggi. Soltanto nel brevissimo saluto sottolineo, Luca alcune e Giuseppe alcuni elementi che secondo me sono estremamente importanti. Questo evento di per sé, indipendentemente dal contenuto che è importante, quindi sottolineo questo, indipendentemente dal contenuto che è importante, è di nuovo un altro atto di questa volontà comune, no? Di sviluppare il sistema in tutte le sue forme, partendo proprio dallo sforzo che chi mi ha preceduto tantissimi anni fa, quindi molti colleghi che non ci sono più, che sono andati in pensione come sono andato io, così parrebbe, in realtà hanno portato avanti, che è quello dello sviluppo di un programma nazionale all'interno del quale si potesse identificare il sistema che allora non aveva la legge 132 del giugno 2016. Quindi mi sembra molto importante segnalare che la discussione, quantomeno in questa forma, io spiegherei che chi seguirà lo non ho salutato Giuseppe Sgorbati, ma l'avevo salutato qua, mi è sparito da qualche parte, eccolo lì, che chi mi seguirà continuerà a dare, come abbiamo cercato con i workshop, come abbiamo cercato con le varie occasioni, come abbiamo cercato anche con questi incontri, di segnalare quelli che sono i contenuti del sistema. Il lavoro sul programma triennale dei gruppi di lavoro è un elemento essenziale. Questo lo dico di fronte al Ministero, perché a parte la familiarità e l'amicizia con Giuseppe, c'è una formalità estremamente importante con Giuseppe Lopresti. C'è una formalità molto importante, che è questa: per quanto riguarda ISPRA, come per quanto riguarda le agenzie e quanto riguarda le agenzie di ISPRA, l'attività nell'ambito del programma triennale dell'SNPA rappresenta un budget molto significativo delle attività. Non è affatto un elemento secondario, ma è un elemento fondamentale su cui la credibilità del sistema si gioca. E questo, come ha detto giustamente Luca alla Winter School, anche alla Sana Sul Desio, collegate tutte e due, si lega a quella che noi concepiamo come ricerca finalizzata all'interno del sistema. Ricerca finalizzata vuol dire che quelle attività di approfondimento della conoscenza che ci consentono di svolgere oggi servizi ordinari per ISPRA e servizi, no, nella carta dei servizi per le agenzie, e domani l'EPTA nell'ambito del 132. Allora io credo che questo sia un elemento importante, si lega ad un'altra questione che chi mi seguirà si troverà a dover affrontare anche in termini più ampi e nazionali, che è la valutazione del livello, della qualità
e della, si dice in inglese, soundness, cioè della robustezza, ecco, non mi veniva il termine italiano, della robustezza delle nostre metodologie, delle nostre tecniche, dei nostri processi e degli elementi conoscitivi su cui fondiamo il discorso. Questo è estremamente importante, si lega anche al discorso europeo delle direttive, di cui qua ne abbiamo un esempio, ma anche all'attività di coordinamento all'interno della rete EPA Network. Il triangolo Ministero, Regioni, SNPA è un elemento cruciale che, come abbiamo avuto modo di ricordare anche con il sottosegretario De Gani, ultimamente presenti i colleghi, risiede oggi nella risposta alla nota del Presidente Bonaccini, Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nella quale chiede l'apertura di un tavolo, questo lo voglio sottolineare, di un tavolo, e lo ripeterò, lo ribadirò al ministro e al capo di gabinetto del Ministero dell'Ambiente, di un tavolo tra appunto Ministero, Regioni e SNPA, e non il tavolo tra Ministero e ISPRA. Tavolo per Ministero e ISPRA possiamo sempre farlo, Giuseppe in qualche modo, non è quello, anzi i direttori generali, non è quello, è proprio avere una sede in cui vengono risolti alcuni nodi griscida, ma valorizzati anche processi di questo tipo, che sono estremamente importanti. Abbiamo visto pochi giorni fa, ad esempio, una posizione presa dal Ministero, che io condivido pienamente, che però ha necessità di un inquadramento generale, rispetto all'ultima linea guida, no? Sui rifiuti, una posizione che secondo me è corretta, dice questo deve essere sostanzialmente, diventerà ufficiale, diventerà diciamo applicabile nel momento in cui c'è una decretazione da parte del Ministero. Decretazione, attuazione tecnica, quindi linee guida tecniche, quindi anche normazione tecnica e regolamentaria di un atto formale, non sono scherzi per il Paese, non possono essere più affidati al solo ministero con la consulenza di alcuni enti pubblici di ricerca qualsivoglia, ma diciamo con l'affiancamento del sistema nazionale, così come per le regioni altrettanto il triangolo vale allo stesso modo. Questo per rendere il nostro paese sostenibile, rendere le nostre procedure sostenibili, rendere il paese trasparente, rendere il paese coerente con un necessario e possibile sviluppo del paese stesso, uscendo fuori dalla stagnazione che ci ha visto negli ultimi anni. Questo lo dico col cuore in mano proprio, io credo che parlare oggi di controlli ambientali, i quali ci creano delle condizioni di crisi, è inutile ci raccontiamo delle storie, ci creano delle condizioni di crisi per stabilire procedure anche di sistema che non sono semplicemente le convenzioni come facevamo una volta, ci crea il problema di contenuti in qualche modo, ci crea un problema rispetto a profili professionali che oggi in Italia sono sempre più rari, io continuo a dire, l'ingegnere chimico è un profilo che si è venuto, gli ingegneri di processo sono profili che sono andati sparendo come l'ingegnere nucleare. Tutti sanno che sono un antinuclearista, piango il fatto che una cultura dell'ingegneria nucleare sia andata perdendo, anche perché c'è una parte civile, diciamo di pace dell'utilizzazione delle sorgenti radioattive e conseguentemente della radioprotezione, tutti i processi, ma non solo, in un'attività che riguarda la messa in sicurezza, il trattamento delle scorie, che è stata una delle ragioni per cui io personalmente presi pubblicamente una posizione nel paese a suo tempo al referendum, che è venuta a mancare stupidamente, mancando invece la prospettiva della costruzione dell'impianto nucleare. Questo nel nostro paese è un vizio per la geologia, per la meteorologia, potrei aggiungerci mille altre cose. Allora, chiudo qua, mi sono dilungato fin troppo, però ci tenevo molto a valorizzare questo processo di formalizzazione dell'attività e dei risultati dei gruppi di lavoro, ci tenevo molto a invitare chi mi succederà e chi mi succederà in un senso e chi mi continuerà invece a continuare un lavoro iniziato, in quanto Luca Marchesi qua per me è vicepresidente del Consiglio del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente,
Chi mi succederà alla presidenza di ISPRA, io spero che continui questo processo a cui io ho creduto molto e continuo a credere molto, non solo dal punto di vista organizzativo, ma lo dico anche come scienziato. E questa parola non la contestare nessuno, perché professore ordinario di meccanica dei fluidi lo resto a vita, non sono un ingegnere progettista. E allora io credo che nel nostro sistema ci siano contenuti scientifici ad altissimo livello posti e che dobbiamo porre sempre più al servizio della Repubblica. Questo è un mio convincimento, se volete la mia folgorazione sulla via di Damasco, successa nella fine degli anni 80, Giuseppe ti guardo, ci sono dei testimoni da questo punto di vista e ritengo questa impostazione sia un'impostazione sana e lo dico come lettore e come lettore sosterrò coloro che continuano a sostenere questa linea. Grazie a tutti quanti.